mia giornata in grana, biscotti, tè caldo, una banana, e non mi serve la meditazione per farmi credere che oggi sarà un giorno speciale. Mi domando perché io sia qui e non magari in America. La passione è nata, devo dire, dalle elementari. Mi ricordo l'insegnante che notava questa mia attitudine per la musica, mentre magari i compagnetti giocavano a pallone, mi ricordo, quindi nella sera pausa pranzo, e io stavo lì col giradischi a ascoltare i dischi, quindi ero proprio fissato con la musica, ascoltavo, avevo il mio mangiadischi, quello da 45 giri, stavo attaccato praticamente come un ossigenatore. Poi è successo che sono entrato in conservatorio, ho fatto l'esame per entrare in conservatorio e sono andato avanti, poi ho incontrato sulla mia strada gli After Hours. Beh, loro diciamo che vabbè, sono più grandi di me, quindi una generazione, qualche anno più di me, no? Manuel e gli altri. Poi ci siamo incontrati per caso a Milano, in un ambiente che era comune, in una sala prove dove provavano loro e provavano tanti musicisti dell'area milanese. Ed era un po' un punto di riferimento per una scena di quegli anni a Milano. E la frequentavo anch'io con i miei gruppettini, andando a provare, perché era proprio una sala prove dove provavano tutti. E qui c'è stato un incontro casuale, e poi ho conosciuto prima di tutto Giorgio, il batterista, e ci siamo conosciuti, che lui lavorava lì come receptionist. E abbiamo iniziato a chiacchierare, insomma, a un certo punto gli ho detto: guarda, c'è un gruppo che seguo molto, gli After Hours, che mi piacciono molto. Lui mi ha detto: guarda, stai parlando col batterista. E da lì per caso è nata, insomma, cercavano un violinista, perché quello che suonava all'epoca, da lì a poco si sarebbe trasferito in Inghilterra. Ha detto: noi stiamo cercando un violinista. E ha detto: bene, allora uniamo le due cose, vengo a sentirvi e porto il violino. Com'è stato? Beh, per me, io ero ancora uno studente, quindi non so, poter andare via da scuola, farmi, non so, una settimana in Sardegna, apprendere, andare a suonare, era bellissimo. Cioè, facevo una doppia vita, no? Poi è durato tanti anni, insomma, tutto il... Sì, poi è durata 11 anni, poi dopo ho finito la scuola sono diventato come loro, diciamo, perché finché ero studente mi sentivo inferiore, no? Diverso, non ero ancora un musicista a tutti gli effetti, no? Ero lo studente che suonava. E mi domando perché io sia qui, ero magari in Sudafrica. E poi invece la carriera solista. Sì, poi ho iniziato la carriera, ho fatto uscire, insomma, questo EP, che è solista, quindi... solista, poi in realtà con un mio collaboratore conosciuto a Milano mi era stato commissionato un pezzo per una web magazine e ho contattato questo amico di cui mi avevano parlato, c'era un amico in comune, e abbiamo realizzato un pezzo, ci siamo trovati bene e da lì l'idea di fare un progetto più compatto, quindi in questo caso abbiamo fotografato 4 canzoni e molto diverso dall'impatto rock, da sala prove eccetera, proprio più da studio e da strumentazione elettronica, quindi è stata un po' una nuova esperienza che è divertente.